non stai fermo un attimo mai. Coccinella che libera, vai, vai, vai. Coccinella, prepotente un po' di più. Coccinella, vinci sempre tu. Coccinella, chi non è d'accordo vai. Coccinella, che vulcano sei. Quanti batti cuori però, soprattutto cerca di divertirti. Grazie, Kaji. Dov'è Coccinella? Mannaggia, non riesco a trovare i miei calzoncini. Si può sapere che fine hanno fatto? C'è qualcuno che ha visto i miei calzoncini? Coccinella. Quanto disordine hai fatto. Li ho trovati. Ma non sono tuoi, sono di Tsuchimaru. Hai ragione. Guarda che macello hai combinato. Rimetti immediatamente a posto le mie cose. Non c'è bisogno di arrabbiarsi tanto. Ehi, Tsuchimaru, rimetti subito a posto le tue cose, hai capito? Lascia che se la sbrighino da soli, Tsukimi, perché non vieni via? Ecco. Oh. Ho dimenticato l'acqua sul fuoco. E anche il rubinetto aperto. Oh. Mokusaki, Kintaro, tocca a voi occuparvi della cucina. Che state aspettando? Kaji, non trattarli in questo modo. Perché non esci, Tsukimi, per favore? D'accordo, ma io volevo solo ricordarti che Kaji non stavi verniciando il muro esterno. Ah, me l'ero scordato. Santo cielo! Si può sapere come posso andarmene via tranquilla? Non preoccuparti di niente, Tsukimi. Abbi fiducia in noi e vai pure a divertirti. Ma certo, come pensi di poterti divertire se sei tanto in ansia per noi? È vero. Io me ne vado allora. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci Tsukimi, e buon divertimento. Arrivederci. Salve. Oh, ciao, Tsukimi. Oh, Tsukimi, come sei graziosa oggi. Dove stai andando, di bello? Non sto andando da nessuna parte. Sono venuta a farvi visita. Disturbo, forse? Certo che no. Ma come sarebbe a dire che non stai andando da nessuna parte? È una storia un po' lunga. Tutto è cominciato ieri da una cosa che mi ha detto Kaji. Se vuoi, te la racconto. Ehi, Tsukimi, domani è domenica. Perché non te ne vai fuori a divertirti? Non posso. Ho talmente tante cose da fare. Lavare, stirare, cucinare. Aspetta un attimo. Abbiamo parlato tra di noi e abbiamo deciso di prenderci ognuno un giorno libero a turno. Che? Un giorno libero? Tutte le domeniche e tutte le altre feste, ognuno di noi a turno potrà andarsene dove vuole e fare tutto quello che più desidera. Sarà una buona occasione per allontanarsi dai fratelli più grandi e prepotenti e potersela finalmente spassare con qualche simpatica ragazza. Ci siamo accorti che anche se cerchiamo di darti una mano, in realtà tu lavori più di tutti. Ed è per questo che tu sarai la prima ad usufruire di questo giorno libero. Ma non c'è motivo che vi preoccupiate per me. Sono abituata a prendermi cura di voi. Niente affatto. Non è giusto che tu pensi soltanto a lavorare, Tsukimi. Coccinella, prenditi il giorno libero, Tsukimi. Sì, Tsukimi, per favore. Non so come ringraziarvi, ragazzi. Siete veramente gentili a preoccuparvi per me. Grazie tanto. Vedi, il problema è che non so proprio cosa fare in questo giorno libero. Sai, stavo pensando, Chaco, che anche tu potresti lasciar perdere quello che stai facendo e andare con Tsukimi da qualche parte. Io ho sempre troppo da fare per occuparmi di te. Eh sì, però...
Ti prego, se non vuoi che io mi metta a piangere per la disperazione. D'accordo, allora vado a prepararmi. Hai visto, Chaco, com'è bello vedere i bambini insieme ai loro genitori? Sono davvero un bello spettacolo. Mai sentita una sciocchezza più grossa? La prego, signora, si accomodi pure. Sentite, perché non mi lasciate in pace e non vi occupate degli affari vostri? Mamma, papà, c'è un posto qui, correte, presto! Lascia perdere, ragazzino, stare in piedi ti fa bene. E queste meravigliose stelle continuano a brillare nel buio della notte. Quanto mi piacciono le stelle, sono stupende. Sì, sono misteriose e romantiche. È incredibile come la gente che vive in città si accontenti di vedere delle false stelle al posto di quelle vere. Guarda, la signora di prima. Hanno davvero un bell'aspetto. Sì. Che buona questa crocchetta di riso. E anche questi cetriolini. Sono buoni perché non li compro, me li faccio io stessa. Dove abita, signora? Fuori città, a 50 chilometri. Così lontano? Tutto sommato non è poi tanto lontano. Con il treno espresso posso andare e tornare nello stesso giorno. Ma allora riparte questa sera stessa? Sì, certo. Io vengo in città una volta al mese per visitarla. Deve essere molto bello visitare la città da soli, non è vero? Non è niente affatto bello, invece. Mi piacerebbe poter portare mio nipote. Lei vive da sola, signora? Beh, sì, in un certo senso. Allora non vive completamente sola? Ho un figlio e sua moglie è molto gentile con me. Ho anche due nipoti, uno va all'elementare e l'altro ha 3 anni. Allora, ragazze, ditemi che cosa farete di bello adesso? Veramente non abbiamo ancora deciso cosa fare. Allora perché non mi accompagnate a visitare la città? Ho molti soldi con me, sapete? Ho venduto del terreno alle ferrovie, ne ho ricavato un bel po' di denaro e adesso ne vorrei spendere un po' visitando dei posti interessanti. Dove le piacerebbe andare? Non lo so, sono già stata molte volte al museo e al palazzo imperiale. Che ne direbbe di andare alla torre? Ci sono già stata. Potremmo andare all'aeroporto allora. No, non mi piacciono i posti rumorosi, non amo molto negli aerei né i treni. Preferisco i posti e le cose tranquille, come i risciò. Ehi, potrei fare un giro in risciò. Che? Un giro in risciò? Quanto è bello, è proprio divertente. È vero, non mi sembra neanche di stare in città. È divertente, sapete che sono andata a casa di mio marito Richaud quando mi sono sposata. Però deve essere molto duro tirare Richaud, vero? Ah, no, signorina, niente affatto. Se fosse un lavoro duro o se non mi piacesse l'avrei lasciato già molto tempo fa, mi credo. Ha ragione, è preferibile fare un lavoro duro che piace piuttosto che farne uno meno faticoso che non piace. La cosa importante è che piace il lavoro. Eh sì, la signora ha ragione. Quando i miei clienti sono contenti a me fa molto piacere, mi sento soddisfatto. E siccome questo è il lavoro che mi dà più piacere, in cui riesco meglio, non ci penso neppure a cambiarlo. È un ragionamento giusto, no? Non mi piace pulire le patate. E a me non piace questo. Ah? Eh? Oh! Che cosa? Non funziona. Vuoi metterti a funzionare, dannata macchina? Ecco fatto. Oh, aiuto, liberatemi! Non avrei mai pensato di non riuscire a fare una cosa semplice come infilare un ago. Questo è davvero incredibile. Ah, ho finito finalmente.
Oh. Però devo imparare ad usare la forza se non voglio combinare altri guai. Che cosa hai fatto? Questa era la mia maglietta preferita. Oh. Smettila di frignare. Sì, lo sapevo, per questo gli ho dato solo un fazzoletto. Oh no, è riuscito a rovinare anche il mio fazzoletto. Non è giusto avere un fratello così. Si può sapere come si fa a rovinare un fazzoletto? Non è possibile, no, no. Mokusaki Kintaro, che cos'è questa cosa strana che avete cucinato? È una ricetta di cui solo io possiedo il segreto. Qualcosa non ha funzionato. Dovreste ringraziare di avere una sorella come lei. È vero, no? Non ci rendiamo conto di quello che Tsukimi fa per noi ogni giorno. E senza lamentarsi. Io direi che da oggi in poi dovremo cercare di aiutarla più che possiamo. Che ne dite, ragazzi? Hai ragione. Chissà che cosa starà facendo in questo momento. Ehi, ragazzi! Sono tornata. Come mai sei già tornata? Che cosa è successo? Come mai sei tornata così presto? Perché ho invitato a casa questa signora. Questi sono i miei 5 fratelli e la mia sorellina. E questi sono i nostri animali. Oh, bene, molto bene. Vedo che tutti scoppiano di salute. Vorrei una tazza di tè. Allora, posso avere una tazza di tè, per favore? Ma insomma, si può sapere chi è quella signora? Non ne ho idea. Come vi stavo dicendo, Chaco e io abbiamo accompagnato la signora a visitare la città e poi ho pensato che fosse meglio invitarla a casa da noi. Ma sì, certo, adesso è tutto chiaro. Per un momento ho pensato che fosse una signora scappata da casa. Eh sì, anche a me pareva una vecchia molto strana. Ma, Cucinella, bisogna riconoscere che la piccola non ha peli sulla lingua. La verità è che Tsukimi era talmente preoccupata per voi che non vedeva l'ora di tornare a casa, capite? La sua visita ci fa infinitamente piacere, signora, e saremo contenti di poterla avere a cena con noi. Ma certo, che bella idea! Potremmo organizzare una festa! Una festa! Evviva! Benissimo, non ci resta altro che preparare tutto quanto per la festa! Sì! Nel frattempo, lei si rilassi, signora! Oh no, signora, lasci perdere, non è necessario. Ma... Non si preoccupi, pensiamo a tutto noi. Bene, come vuoi. Lasci perdere, signora, non si affatichi. Perché invece non va a vedere la televisione? Sì, d'accordo. E quando l'acqua comincerà a bollire, devi spruzzarci sopra un po' di pepe. Sì, d'accordo. Così? C'è qualche cosa che potrei fare per rendermi utile, ragazzi? No, no, grazie, non c'è niente che lei possa fare, pensiamo a tutto noi. Lei è il nostro ospite, gli ospiti non devono lavorare. Oh, beh. Sono belli questi festoni, vero? C'è forse qualcosa che non va? Ho deciso di andare a casa. A casa e perché? Voi ragazzi non mi fate fare niente, quando non sono utile mi sento a disagio. A noi fa molto piacere averla qui. Oh sì, questo l'ho capito. Tsuchimaru, Mokusaki, andate a fare la spesa. Che cosa dobbiamo comprare? A lei che piacerebbe mangiare? Lasciatemi un po' sola, vi prego. Che è successo? Ha appena detto che se ne andrà via se continueremo a trattarla come un ospite. Ogni volta che mi sono offerta di aiutarvi mi avete risposto di non disturbarmi. Vi comportate esattamente come mio figlio e sua moglie. Noi questo non lo sapevamo. Se è solo questo il problema, allora si comporti esattamente come se questa fosse casa sua, d'accordo? Veramente? Ma sì, certo, non ho l'abitudine di scherzare su queste cose. Posso veramente fare quello che voglio? Sì, certo. Svelti, svelti ragazzi, devo dirvi una cosa importante. Ho deciso che faremo una festa e io vi dirò esattamente cosa dovete fare perché riesca una festa con i fiocchi. Voi non dovrete far altro che eseguire per filo e per segno quello che vi dirò. Svelti, svelti! Sono veramente molto brava, vero? E del resto non tutti hanno avuto la fortuna di avere una madre come la mia che mi ha insegnato tutte queste cose. Fermo, cosa fai? È un peccato buttare quelle cose. Ma che cosa posso farci? Neanche i nostri animali mangiano queste cose. Metti tutto là dentro, farà
da fertilizzante. E a che ci serve un fertilizzante? A far crescere dei bei fiori e dei buoni ortaggi. Ecco a cosa serve, capisci, Kaji? Oh, sì, adesso capisco. Si può sapere che cosa stai aspettando? No! Se continui così non avrai finito neanche per domattina. Visto come si fa, ragazzo? No, no, non ci siamo affatto da qua. Adesso ti faccio vedere io in che modo si tagliano i cavoli. Sta a guardare. Oh, quanto è brava, potrebbe tagliare anche i cetrioli, signora. Che? Oh. È una cosa talmente facile che puoi benissimo farla da te. Fammi assaggiare. Non c'è male, è buono, direi, soltanto prova a metterci del sake dolce, sentirai la differenza. Ecco. Sai, a volte basta soltanto un piccolo accorgimento per migliorare una pietanza. Non so proprio come ringraziarla per i consigli che ci dà, signora, però mi dispiace che per venire qui abbia dovuto rinunciare a visitare la città. Non hai nessun motivo per dispiacerti, Tsukimi, io sono molto più felice così. Vedi, io ho sempre desiderato di potermi rendere utile e adesso finalmente me ne è stata offerta la possibilità e io mi sento perfettamente rilassata e a mio agio, Tsukimi. Mi fa molto piacere. Vedete, mio figlio e sua moglie sono molto gentili con me, ma non vogliono che io faccia niente e mi sento completamente inutile e mi annoio da morire con loro, capite, ragazzi? Capisco, è per questo che veniva in città, per sfuggire alla noia, non è vero? Sì, certo, è così. In fondo dovevo pur trovare il modo di passare il tempo senza farmi vincere dalla pigrizia. Non ho mai sentito una storia più buffa di questa. Kintaro! Non rimproverarlo, in fondo ha ragione, anche se è un po' lento, a volte dice delle cose molto interessanti. Sembra un pagliaccio. Allora, signora, ha mai visto del pesce così fresco? Oh, sì, si vede che è molto fresco, ma è anche molto costoso, però. Beh, le faccio lo sconto. Non credo ai vostri sconti. Questo basta e avanza. Ehi, ma come si permette? Non faccio mica della beneficenza, io... Allora, hai visto, Mokusaka? È così che bisogna fare la spesa, impara. Sì. Grazie, Mokusaka, adesso puoi andare, a una commissione importante che devo sbrigare da sola. Ma io? Insomma, hai capito sì o no? Ho detto che voglio restare sola. Ah sì, certo, certo che ho capito, ma mi raccomando, non fate a tardi. Non riesco a capire perché quella signora non sia ancora tornata qui. Accidenti, che razza di tipo. Non si può negare che ci ha fatti lavorare tutti come muli. Chissà, può darsi che se ne sia tornata a casa sua. Qui dentro. Ecco, arrivederci. Eccomi qui. Cominciavamo a stare in pena per lei. Mi dispiace di aver fatto tardi, ma sono andata in giro a cercare dei regali per voi. Vuol dire che quella roba è per noi. Che c'è dentro quella scatola? Ho comprato tutta quanta quella roba per noi. È per ringraziarvi di avermi fatto trascorrere una giornata bella come questa. Dei trampoli! Ehi, guardate che belli, non sono neanche fatti di plastica. Ma certo, quando avevo la vostra età li fabbricavo io stessa, ma oggi non ho avuto il tempo di farli. Avrà speso una fortuna per comprare questi giocattoli. Non bisogna preoccuparsi di quanto costano i regali, su forza, prendete. Su, venga, dobbiamo cominciare la festa! Certo, piccola. Bene, ragazzi, cominciamo! Evviva! 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 Bravo, Kintaro, continua così.
Mi dispiace, ma io devo tornare a casa. Ma come, così presto? La festa è appena cominciata. Non vada via così presto, signora. Perché non si ferma con noi stanotte e torna a casa domani mattina? Vi ringrazio, mi piacerebbe molto potermi fermare, ma i miei si preoccuperebbero se non mi vedessero tornare. Comunque sono stata veramente molto bene con voi, credetemi. Grazie ancora, ragazzi, ho apprezzato moltissimo quello che avete fatto per me. Torni ancora a trovarci, signora. Sì, lo farò senz'altro, grazie. Chaco, Tsukimi, sono stata veramente molto fortunata ad incontrarvi oggi. Quando tornerò a casa, racconterò ai miei di questa giornata passata con voi. Non pianga, signora. Ritornerò ancora per rimproverarvi quando sbagliate. Certo. Lei ci ha insegnato a lavorare sodo. Però la prossima volta ci dia gli schiaffi con la mano più leggera. Ho visto che sei molto brava ad occuparti dei tuoi fratelli, Tsukimi, ma ti consiglio di usare un po' più di autorità. Certo. Arrivederci, ragazzi. Signora, abbia cura di sé. Certamente, Coccinella, sta tranquilla. Arrivederci, ragazzi, grazie ancora. Arrivederci. Ho visto che sei molto brava ad occuparti dei tuoi fratelli, Tsukimi. A casa, ora domattina dovete svegliarvi presto per andare a scuola. Che peccato dover tornare a scuola. Io non ho voglia di tornare a scuola. Che discorsi sono questi? Invece dovresti essere contento di poter andare a scuola. Allora ti è piaciuta la vecchia signora Coccinella? Sì, mi è sembrata molto simpatica e penso che abbia detto delle cose molto giuste, Tsukimi. Come quella, per esempio, che a te piace occuparti di tutti noi e che probabilmente non c'è nient'altro che ti possa rendere più felice. Brava, Coccinella. Aspettatemi! Aspettatemi! Vengo anch'io!旅行に出かけた岩倉のおじいちゃんから書類を忘れたので大至急持ってきてくれと電話が入りました。ところが私も勝ちたちも用事があって行けません。電車に乗っていかなければならないところなので、ヒヨに頼むわけにもいかず私は困ってしまいました。ところがヒヨが黙って出かけてしまったのです。そして世界天空虫の歌一人ぼっちのお使いをお楽しみにね。 気分よく土曜どんどん言って、いろいろあるさ一週間。熱湯大だって叱られたって、日曜に来ると胸張っていこう。僕らは七人。